Ciao a tutti ragazzi, bentrovati su Crystal Cross Gaming. Questo qua potrebbe essere uno dei video più importanti della storia del canale perché setta un cambiamento veramente molto importante, perciò vi raccomando di ascoltare bene questo vlog perché ho molte cose da spiegarvi. Innanzitutto grazie a tutti per il supporto che mi state dando in questo momento perché quando ho cominciato a fare qualche live su Twitch, soprattutto la live delle chiacchiere, ho avuto esattamente lo stesso numero di utenti che su YouTube e questo è incredibile. Vuol dire che ho una community affezionata e non potrei essere più felice di questo. Ragazzi, partiamo subito con il video, ok? Se non sapete che cosa è successo sul mio canale, vi consiglio di andare a recuperare il vlog immediatamente precedente a questo, che vi spiega un pochettino meglio come stanno le cose e anche la live iscritti che ho fatto proprio recentemente, ok? Ma per chi non sapesse assolutamente di che cosa si tratta, intanto vi dico che cosa è successo vagamente. YouTube mi ha bannato le live, vuol dire che mi ha tolto la possibilità di fare live streaming per via di un errore di Ubisoft che durante il suo panel delle tre che abbiamo seguito in streaming tutti quanti insieme ha pensato bene di mettere probabilmente una canzone che non doveva mettere e c'è stata una mattanza di canali perché è partito il content ID di YouTube e ha cannato tutti. Si parla di migliaia di canali che hanno avuto questo problema, ok? Questo, oltre ad avermi fatto veramente infuriare, è stato per me un campanello d'allarme, perché vuol dire che queste cose possono accadere. A me non erano mai successe, ma ho visto accaderle a tante altre persone nel corso del tempo. So che YouTube ha questo problema con il copyright in varia natura, non sempre riguardante le live, e alla fine è toccato anche a me averne esperienza diretta, diciamo così. Quindi, dopo l'incazzatura, ho cominciato a riflettere. E dato che è stato per me un campanello di allarme, ho deciso di trarne le dovute conseguenze. Tanto per cominciare, di cominciare a streamare su Twitch, perché molto semplicemente era l'unica cosa che potevo fare, dato che YouTube mi era precluso. Ma ho cominciato a riflettere anche da un altro punto di vista. Facendo un piccolo recap anche di quello che è lo spirito del canale, se non avete visto il vlog che si chiama appunto Lo Spirito del Canale, vi consiglio di vederlo perché descrive un pochettino quello che sto cercando di fare su YouTube, eccetera. Il mio obiettivo è quello di fare contenuti senza tagli, molto diretti, molto personali, di sviluppare la mia abilità di parlare con voi, di intrattenervi, di descrivervi le cose e di vivere le avventure insieme, senza pretese di fare le cose per bene dal punto di vista ludico, ma con la pretesa invece di fare le cose per bene dal punto di vista di intrattenimento e di compartecipazione degli utenti, ovvero insomma lo spirito radiofonico, per così dire. Come gli speaker radiofonici sono abituati a parlare per intrattenere le persone in maniera continua, con un buon tono di voce, una buona proprietà di linguaggio e con sempre nuove idee per intrattenere lo spettatore, così vorrei fare io su YouTube, offrendovi dei walkthrough, perché di questo si tratta nella stragrande maggioranza dei casi, dei gameplay senza tagli, con l'esperienza diretta del videogioco e con insomma tutto ciò che di vero c'è nella mia esperienza e che abbiamo quindi la possibilità di vivere insieme. Alla luce di questo, io già un po' di tempo fa mi ero chiesto se il format mio classico, che è quello delle serie a puntate su vari giochi che faccio ormai sì da un sacco di tempo, non fosse il caso di portarlo a questo punto interamente in live, perché è lo strumento più adatto per fare contenuti del genere. Alla fin fine mi sono detto, ok, se questo è lo spirito del canale, se questo è quello che voglio fare all'interno del canale stesso, allora a questo punto forse sarebbe bene spingersi verso questa direzione. Non l'avevo ancora fatto per due ragioni principali. Uno, perché pensavo che ci fossero tutta una serie di titoli che in live che la live non è esattamente il luogo adatto per certi titoli e che magari la puntata classica pre-registrata fosse la cosa migliore, ma questo un pochettino mi è cambiato. La seconda cosa invece è la qualità, perché io la qualità con cui streammo è molto inferiore alla qualità con cui registro. Come è normale che sia, vale così più o meno per tutti. E questa è una cosa che mi dà molto fastidio perché ho sempre voluto portarvi dei video con una certa qualità, d'accordo? Ma anche questo è sempre vero. E tuttora non ho l'attrezzatura per trasmettere in streaming a una
quella qualità stellare a cui siete abituati da certi streamer che sono invece, diciamo, professionisti. Ma col passare del tempo magari questa cosa può migliorare e già ora, tutto sommato, la qualità non è male. Quindi, venute a mancare queste due cose, ho cominciato a riflettere seriamente e alla fine ne ho voluto parlare con voi della possibilità di fare tutto quanto, tranne le recensioni, la serie Q&A, i vlog come questi, eccetera, di fare tutto quanto in live e di farlo tutto su Twitch. Ora, di questa cosa ne ho parlato con voi a lungo e molti di voi sono stati d'accordo col principio, ma molti erano preoccupati dal fatto che io non abbandonassi YouTube. Quindi ecco che vi descrivo un pochettino meglio che cosa farò. Io d'ora in poi quello che è di fatto il 90% dei miei contenuti sarà su Twitch, perché sarà trasmesso prima su Twitch e ora sono anche affiliato, per la cronaca. E devo di nuovo ringraziare la community, perché senza di quella non avrei potuto raggiungere nel giro di poco più di una settimana il livello necessario per ottenere l'affiliazione, che mi permette di sbloccare tante cose su Twitch, sia per me che per voi. E in buona sostanza sì, ovviamente la community però è stabile su YouTube, quindi il fatto di fare il 90% delle cose su Twitch ovviamente cosa fa? Taglia via tutti quanti? Assolutamente no. Perché? Io trasmetterò le cose su Twitch, farò le serie in questa modalità diversa, ovvero direttamente in live, sempre, d'ora in poi, qualunque serie, tranne alcune, come vi ho detto, tranne quelle che proprio non posso fare in live perché ho bisogno di editing, ho bisogno di stare davanti alla telecamera, ragionare, eccetera, ma per il futuro non si sa mai, vedremo anche questo. Per ora le serie canoniche, le serie che già portavo in live e la live delle news ovviamente, saranno tutte quante su Twitch, ma attenzione bene. Dopo 24 ore, che è il termine di esclusiva di Twitch per gli affiliati, per i contenuti che trasmetti su Twitch, tutto verrà automaticamente riuploadato su YouTube. E tramite Twitch è molto facile farlo, basta esportare, linki automaticamente il canale YouTube, l'opzione è proprio dentro Twitch, perché Twitch ha questa caratteristica che non tiene i video a lungo termine. A seconda del fatto che se sei affiliato o partner puoi tenerli per 30 o 60 giorni nella tua libreria di trasmissioni passate, per così dire, ma alla fin fine scompariranno. Questa cosa non va assolutamente bene per me ed è il motivo per cui mi sono tenuto alla larga per tanto tempo da Twitch, semplicemente perché le cose lì non rimangono. Su YouTube sì, anche quando fai le live, automaticamente. Però, ho scoperto che dopo, come ho detto, 24 ore di esclusiva, le cose possono essere portate dovunque vuoi. Ok, devi aspettare 24 ore dalla fine della live, e quello è il periodo di esclusiva di Twitch, poi posso farne quello che voglio. Quindi tutto, e sottolineo tutto, quello che farò su Twitch verrà riportato su YouTube. Quindi, voi ragazzi che mi seguite su YouTube e non avete voglia o tempo o modo di seguirmi su Twitch in live direttamente, anche perché essendo tutto in live è a degli orari prestabiliti che ancora devo decidere, ne parliamo tra poco, potete vedere tutto quanto su YouTube come avete sempre fatto. Quindi sì, non vi preoccupate, perché YouTube rimarrà come canale, ma lo utilizzerò per quello che è meglio utilizzarlo, ovvero per le cose non in live. Al momento sono impossibilitato a farle le live, per 90 giorni tra l'altro, vi ricordo, che è un periodo abbastanza lungo. Ma anche nel futuro ho deciso di fare questo cambiamento, che è grosso per il canale, me ne rendo conto, io Twitch non lo conosco così bene e infatti in questi giorni lo sto studiando, cioè lo sto cercando di imparare, diciamo così, sto cercando di imparare Twitch il più possibile per dare immediatamente i contenuti nella maniera migliore possibile. Sto anche cercando di fare degli upgrade grafici, perché poi essendo tutti in live sarà così che le cose verranno presentate e non sarà soltanto una versione diversa di serie. Quindi sto facendo tanti miglioramenti, tanti piccoli miglioramenti adesso, e sto imparando tante cose, ma tra un po' ricomincerò e tutti quanti i contenuti quindi non saranno in esclusiva su Twitch, ma saranno su YouTube anche dopo 24 ore da quando li ho trasmessi. D'accordo? Quello che mi interessa a questo punto è parlare di abbonamenti, per esempio, e ve lo dico molto sinceramente, gli abbonamenti di Twitch sono migliori di quelli di YouTube per due ragioni. Uno, perché c'è Twitch Prime. Se avete Amazon Prime già pagato, avete automaticamente anche Twitch Prime, dovete soltanto linkare l'account di Amazon se non l'avete già fatto.
Con quello avete la possibilità di fare un abbonamento al mese allo streamer che preferite e se volete scegliere me, a me arriva un contributo economico, ma a voi questa cosa non costa niente. Quindi è un'ottima cosa. Funzionano meglio anche da tanti altri punti di vista, li devo ancora esplorare tutti, però in sostanza vi suggerisco, se siete abbonati su YouTube, ok, al mio canale, vi consiglio di ritirare l'abbonamento e farlo su Twitch, sia perché potrebbe non costarvi nulla per via del Twitch Prime, sia perché onestamente su Twitch funziona meglio e un'altra cosa, ve la devo dire, Twitch trattiene di meno. YouTube trattiene il 30%, Twitch non mi ricordo la percentuale precisa, però è sicuramente meno. Poi c'è un'altra cosa di cui parlare che sono, a parte gli abbonamenti, anche il calendario. Ora, io mi ero fatto un calendario molto preciso per il canale con i vari orari e cose del genere per i video preregistrati delle serie che siete abituati a vedere sul mio canale. Adesso questa cosa dovrà cambiare per il semplice fatto che non solo ho quelle 24 ore di esclusiva che devo mantenere, ma devo trovare io il tempo di registrare agli orari migliori perché le trasmissioni vengano seguite. E questo per me è un problema, perché la natura del mio lavoro e dei miei lavori, anzi ormai, mi consente di avere una certa libertà, ma sempre che devo pensarla molto bene, perché io faccio un sacco di cose e pubblico tantissima roba sul canale, come forse sapete, quindi devo stare molto attento a queste cose, devo scegliere un orario che posso mantenere, che sia stabile e a cui voi siete abituati, ok? E per fare questo devo organizzarmi ancora un po'. Ma riceverete comunicazioni dello schedule, ok? Della pianificazione anche su Twitch quando ci sarà, su YouTube sarà molto più semplice. Molto semplicemente 24 ore dopo vedrete tutto quanto anche voi. E l'altra cosa che di cui mi preme parlare è la community, che si è dimostrata meravigliosa e quindi non ho molti dubbi sul fatto che la community rimarrà come tale, ma se non l'avete già fatto vi suggerisco fortemente di iscrivervi ai link qui sotto in descrizione a Facebook, Instagram, ma soprattutto il canale, il gruppo Telegram e il nuovo server di Discord fatto da poco, perché quello è un modo per tenere unita la community. I link saranno sia su YouTube che su Twitch e in questa maniera l'utenza, diciamo così, non finisce per dividersi, perché chi mi segue da una parte ha comunque sempre la community social dietro se vi va di seguirla. Ed è una delle cose più belle di questo canale, la mia community è eccezionale, io lo dico sempre e sono veramente molto fiero di questo e mai vorrei spezzarla o recare alla mia community qualsiasi tipo di danno. Quindi capisco che dopo un cambiamento del genere sul canale, che anche se non comporta delle conseguenze enormi è comunque un qualcosa di veramente importante, capisco che uno possa sentirsi un pochettino sperduto, ma non vi preoccupate, se siete abituati a seguirmi su YouTube mi continuerete a seguire su YouTube senza problemi, perché tutti i contenuti ci saranno uno per uno. Sarà mia premura far sì che tutto quanto sia bello preciso. L'ultima cosa che forse cambierà è il format delle puntate, ovvero non avrete più puntate da 40-45 minuti con delle serie, ok? Questo perché le live non possono durare 45 minuti, ci vuole il tempo tecnico alle persone per arrivare, un po' di persone arrivano dopo un tot di tempo, qualcuno mi scopre nel mentre, quindi gli utenti tendono ad aumentare nel corso del tempo. Quindi sarebbe stupido da parte mia fare live che durino meno di 2 ore. Quindi, d'ora in poi, ragazzi, le puntate che vedrete su YouTube saranno le live di Twitch. E le live di Twitch dureranno dall'ora e mezza, diciamo, alle 3 ore qualche volta, a seconda dei casi. Poi ci sarà anche qualche super long play in qualche occasione veramente molto particolare, una su tutti. Mi sta balzando per la mente l'idea di fare Ori filato su Twitch, tipo per 8 ore, qualcosa del genere. Non so ancora se lo farò, però insomma cose del genere potrebbero capitare. Potrebbe capitare una cosa del genere anche all'uscita di Crash Team Racing, ragazzi, ma ripeto, è tutto in forse. È in forse questo, è in forse la
cioè non è ancora stabilita la pianificazione e ci sono tante cose di Twitch che ancora non conosco e che l'esperienza e la community stessa piano piano mi insegnerà. Quindi ragazzi, è un momento di cambiamento molto importante. Questo, se vogliamo, come ho detto all'inizio, potrebbe essere uno dei vlog più fondamentali della storia del canale, perché setta un passo veramente diverso per il canale. Per me sarà meglio da molti punti di vista, perché potrò portarvi più giochi non dovendo più montare le serie, anche se mi ci voleva poco tutto sommato, però era comunque un po' di tempo extra che dovevo dedicarci, quindi penso che alla fin fine potrò portarvi più giochi. Tutto il resto, ragazzi, lo vedremo col tempo. Ok, per me questo è, non voglio dire un esperimento, ma quasi, nel senso che non so bene che cosa aspettarmi al 100%, quindi ragazzi, che dire? Questo è quanto, questo è tutto quello che avevo da dirvi, i cambiamenti sono tanti, ma spero di potervi offrire un servizio ancora migliore e spero che questa community si allarghi e spero che questo brutto avvenimento del ban delle live su YouTube sia in realtà un'occasione per nuove prospettive e una nuova forma del canale, diciamo così. Cazzi di YouTube, perché altrimenti avrei continuato tanto bene su YouTube come stavo adesso, ma dato che si verificano queste cose io ho deciso di prendere provvedimenti, ovvero che, come ho detto all'inizio, di YouTube non mi fido più per quanto riguarda le live. E non posso essere sicuro del fatto che una cosa del genere non capiti in futuro o che capiti qualcosa di peggio come un copyright strike, che non è una cosa così poco comune sul canale. Purtroppo conosco tanti creator, qualcuno anche di persona, che hanno beccato dei copyright strike quasi a caso. Quindi ragazzi, mi sposterò su Twitch, ma poi ci sarà tutto su YouTube. È questo il succo del discorso. Grazie mille del supporto, ragazzi, spero che questo vlog vi sia piaciuto e che sia stato in grado di spiegare tutto al meglio. La mia dialettica dovrà migliorare, perché d'ora in poi sarà praticamente tutto in live quello che faccio, ma è un passo importante per il canale e anche per me stesso, per imparare a intrattenervi, per imparare a essere migliore con voi in live e avere una community che sia sempre più contenta di essa, ovvero che sia sempre più contenta di seguire un progetto come il mio. D'accordo, ragazzi? Quindi io direi che per questo vlog è tutto. Come sempre vi ringrazio moltissimo per il supporto e per il sostegno. A questo punto mi raccomando, i link sono qui sotto in descrizione, ovviamente iscrivetevi al canale YouTube se ancora non l'avete fatto, ma soprattutto seguitemi su Twitch, il link è qui sotto in descrizione. Andate a seguirmi, fate il follow con il cuore e magari, se volete, abbonatevi se avete Twitch Prime. Oppure, se volete veramente sostenere il canale e non avete Prime o l'avete già utilizzato, se volete abbonarvi, ovviamente a me fa molto piacere, a me aiuta tanto. Però su Twitch c'è questa cosa, quindi è quella che vi chiedo di usare, perché a voi non costa niente. D'accordo? Questo è tutto, come sempre lasciate un like a questo video se vi è piaciuto e qui sotto in descrizione, come ho detto, trovate tutti i link ai miei social, tutti i link per supportare il canale e anche il link alla playlist con tutti quanti i video della serie dei vlog, ok? Ci vediamo presto su Twitch, mi raccomando, seguitemi al link qui sotto in descrizione e una nuova era del canale è appena iniziata, ok? Ora, datemi ancora un pochettino di tempo tecnico che dovrebbe essere un 24-48 ore e dopodiché ricominceremo a bomba con i contenuti. D'accordo? Il tempo tecnico di sistemare un po' di cose, fare alcuni miglioramenti e imparare qualcosina di più sulla piattaforma, e poi si comincia a bomba. D'accordo, ragazzi? A molto presto!